Noi abbiamo massacrato, caro ministro, il prestigio delle Poste e l'abbiamo massacrato con fatti veri, con fatti concreti. Ma non c'è dubbio, l'Andrangheta non ha mai smesso di tendere a condizionare, ad infiltrarsi, ad avere, come dire, anche dalle istituzioni e nelle istituzioni una funzione. Lavorare in una condizione come quella calabrese è molto più difficile che non farlo appunto in realtà come il Veneto o il Piemonte. Giannetto, ieri il comune di Lamezia è stato sciolto per mafia, per la terza volta in 26 anni. Tu sei stato sindaco per 10 anni, è possibile amministrare senza essere infiltrati dall'Andrangheta? Io provo lo stesso sentimento di tutti i cittadini, un sentimento di tristezza. Io ancora di più, perché ho investito 10 anni della mia vita, perché volevo riscattare Lamezia, il suo nome, la sua comunità, volevo appunto che ci fosse l'orgoglio di essere lametini e ho fatto di tutto perché si raggiungesse questo. Eppure, il primo giorno, prima ancora del mio insediamento, c'è stata la porta del comune incendiata in pieno giorno. È stata dura, durissima. Non è facile, è molto difficile fare il sindaco in una città calabrese. Lamezia può ripartire? Io me lo auguro con tutto il cuore. Che ci siano energie, coesione, concordia, rispetto ognuno dell'altro. Se uno è comunista, posso? Sempre comunista è comanda. Se non è comunista, deve sciogliere il corso. Ma questo scioglimento è stato giusto? Non lo so, però è questo. Sono 20 anni che ha comandato la sinistra. Nessuno ha parlato, nessuno ha reclamato. L'hanno fatti tutti i colori. Ma questo qua che non ha gruppo di potere, porta tutto, non è niente, il solo, si divertono. È uno schifo. Perché? E come perché? La terza volta, è un sindaco che stava dando l'anima per la nostra città, secondo me era già tutto stabilito da una politica contraria a quello che lui stava facendo per Lamezia. Se mi metto a parlare io mi arrestano, però sempre ci sono quegli amici dei ponti e della Montagnella. A chi si riferisce? Che lo merda dei paesi che si chiama Catanzaro, caccia l'Andrangheta, ma lì ce n'è molto, ma molto di più di qua, perché c'è pure quella politica. Vero, ti farò storia di quelle. Vero, fatto, no? Secondo me è una iattura su questa popolazione, che tendenzialmente è una città di destra, ma che viene governata anche sotto banco della sinistra, perché così dicono le cose. È un peccato perché Lamezia, i lametini e i figli della Lametina non meritano questo. Lamezia è una città mafiosa o no? No. Perché? Perché no, perché non ci sono nemmeno i presupposti per sciogliere questo comune. Però la presidenza del Consiglio l'ha sciolto per mafia. Vabbè, sappiamo che la presidenza del Consiglio è di un altro colore politico, diciamo, e quindi secondo me tutta una cosa politica è stata. Non è giusto che una comunità paghi per un ristretto numero di persone che dovrebbero essere individuate ed eventualmente posti agli arresti. E i fatti devono essere considerati quando si massacra il diritto costituzionale di una comunità di essere rappresentata da chi la comunità stessa ha scelto quale sua guida. E questo, perdonatemi, è inaccettabile in una nazione che ancora asserisce di essere democratica. 3.199.575, questo disavanzo, cittadini di Lamezia Terme, non c'è più grazie ad un'amministrazione sciolta per mafia.
Ma il 9 giugno arriva la commissione d'accesso per l'operazione Crisalide. Il 6 settembre del 2017 il sindaco chiede, nell'inviare corposa memoria, chiede di essere ascoltato. Questa richiesta, città di Lamezia Terme, popolo di Lamezia Terme, comunità di Lamezia Terme, questa richiesta del 6 settembre 2017 è rimasta disattesa. Ma questo con lo Stato di diritto non c'ha nulla a che vedere. È l'antitesi dello Stato di diritto, è l'antitesi della democrazia. Il sindaco ha chiesto anche al ministro il 10 novembre per difendere la sua terra, perché non si può, non si è ingenui. Si capisce che quando non si vuole ascoltare è perché la decisione deve essere presa in un certo modo. Ma io non piegherò mai la testa quando rappresentanti dello Stato calpestano o calpesteranno la mia comunità. Quando tra 4-5 giorni avremo le motivazioni, in un giorno dimostrerò a tutta la comunità che non esiste un atto che si possa dire condizionato alla criminalità. Non esiste un atto, e ve lo dimostrerò con le carte, con l'incontestabilità delle carte. Lamezia è la città più bella che possa esistere, e per Lamezia siamo pronti a dare anche la nostra vita. Thank you.